Cari fedeli, pieni di speranza, vi invitiamo a pregare con noi di Maria Vision per i popoli dell'Ucraina. Ogni sera alle ore 21, per la durata del tempo quaresimale, reciteremo una decina del Santo Rosario. Ci rivolgiamo con piena fiducia alla Vergine Maria, che mai ha dubitato nell'intervento del Signore. Chiediamo a lei di convertire i cuori dei diretti interessati nel conflitto, secondo la volontà del Signore. Concluderemo con la consacrazione di San Giovanni Paolo II. Che la nostra costanza nella preghiera, anche individuale, porti un respiro di pace vera all'umanità in conflitto, per giungere assieme, rinnovati, alla Pasqua di Resurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nel
nei secoli dei secoli. Amen. O Madre degli uomini e dei popoli, Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, Tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al Tuo cuore. Abbraccia con l'amore di madre questo nostro mondo umano che Ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio, liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male, liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male. Nel Tuo cuore immacolato si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.